Buongiorno e benvenuti in una nuova puntata di BXB Experience, eh, la televisione YouTube di BXB, che è la community più grande in Italia come eh, barter. Eh, oggi siamo con Gaetano Pascarella della Mcar. Buongiorno Gaetano. Buongiorno, buongiorno Luca. Benvenuti a casa mia. Mcar è una società realtà alta campana tra le maggiori concessionarie naturalmente del marchio BMW e Mini. Quest'anno è una novità, le moto Quest'anno sì, abbiamo iniziato l'anno con il mandato BMW Motorrad, quindi nuove sfide, eh, ma interessanti, frizzanti. Allora, come nasce MCar naturalmente e in che modo la conduzione dell'azienda oggi si spinge verso questo 2022? Oh, eh, MCAR nasce nel 1990, eh, è un'azienda che quest'anno conta 32 Natali, eh, ovviamente è stata fondata da mio padre insieme ad un socio, eh, da un po' di anni per, per mia passione eh, è una creatura che seguo io insieme a mia sorella Anna, eh, è un'azienda un che ci dà tante soddisfazioni. Quest'anno con l'acquisizione del mandato Motorrad siamo circa 95 famiglie eh, con tre sedi e con una copertura praticamente quasi campana. Eh, fortunatamente il mercato ci riconosce l'erogazione dei nostri servizi qualitativi e quindi eh, abbiamo un ottimo parco clienti. Uh, molto fidelizzato uh, che ci sostiene soprattutto in questi momenti particolari di oscillazione di mercato non ultimo insomma quello del covid quanto è importante la post vendita per una struttura come la tua che vende macchine di una gamma naturalmente uh, alta allora, il post vendita del service è sempre stato il nostro fiore all'occhiello uh, la fidelizzazione dei nostri clienti eh, avviene attraverso il service, quindi il, tutti i servizi post vendita. Eh, i, ovviamente i clienti hanno un'emotività differente eh, tra la fase di acquisto, che è quella come dire, premiante perché il cliente eh, tecnicamente si viene a regalare un'emozione del nuovo veicolo o della nuova moto. Eh, ovviamente, poi bisogna eh, saperlo. Uh, come dire, accontentare nella parte post vendita perché è, la, è là che facciamo la differenza. Insomma. BMW è un'emozione: BMW, praticamente, è un modo di essere. Ma con la tua azienda dai la possibilità anche di noleggiare le auto. Il, il noleggio è sempre stato il nostro punto di forza. Noi già dal 2001 quindi 21 anni ormai, eh, utilizziamo il, il canale di noleggio. È un canale che ovviamente in questo momento è un canale estremamente abusato anche in termini di comunicazione, eccetera. Eh, il noleggio va, come tutti i servizi, erogato con un livello di qualità eh, e di serietà, eh, soprattutto legato ai prodotti che trattiamo, quindi BMW, Mini. Uh, moto, ma uh, noi con il noleggio uh, praticamente cerchiamo di accontentare un po' o intercettare per meglio dire tutte le esigenze dei nostri clienti, quindi il cliente che ha necessità della mobilità per uh, la sua azienda, quindi ha bisogno di prodotti di altro marchio, non so, Panda, Peugeot, Citroen uh, o un furgone, uh, riusciamo a oggi a servirlo a 360 gradi, anche dal punto di vista del post vendita perché eh, abbiamo una sede dedicata eh, a tutti i servizi di assistenza eh, di carrozzeria e per i pneumatici legati al mondo del noleggio del multibrand. Dice, possiamo dire che il noleggio M-Car lo gestisce customizzando le esigenze sia relative al, al tipo di spesa che vogliono affrontare sia naturalmente sul tipo e sulla qualità d'immagine che loro vogliono dare all'esterno. Quindi da un parco auto che possa essere Fiat naturalmente a quella naturalmente più elegante BMW e Mini. Per il mercato elettrico invece come si sta evolvendo? Il mercato dell'elettrico è una grandissima sfida eh, che già eh, da qualche anno ci appassiona. Eh, lo scorso anno abbiamo fatto uno, un grandissimo sforzo di eh, cambiamento all'interno dell'organizzazione dell e dell'azienda dal punto di vista sia dei processi che della formazione sul personale. Eh, io ma, credo che il, il futuro che ormai è presente eh, sia quello di andare nell'utilizzo nell e nella direzione del, dei veicoli elettrici, veicoli sostenibili. Sempre più imprese e sempre più clienti hanno la volontà di provare questi prodotti così innovativi. Eh, le vetture elettriche ovviamente sono, sono una sfida. Eh, ma anche una grande opportunità. Eh, poter circolare ad emissioni zero in un momento dove l'attenzione da parte di tutti noi è legata all'inquinamento, all all'ecosostenibilità, all eccetera, eh, io credo che sia veramente una grande opportunità e sia anche un messaggio da dare ai ragazzi, ai nostri figli, insomma, per, per quello che può essere l'impostazione dello scenario futuro di utilizzo della mobilità. Qual è la differenza tra un cliente che acquisisce una macchina mini e una che acquisisce invece una macchina BMW? Io dico sempre che la, la, il cliente mini è potenzialmente un cliente con una componente eh, di irrazionalità maggiore, eh, perché la mini è un veicolo eh, modaiolo, accattivante una. si potrebbe è un, dire sexy sexy. Eh, è trasversale perché accontenta i ragazzi ma accontenta i nostalgici che ce l'avevano forse eh, negli anni 70 anche eh, negli anni 90, anche, per... anche negli anni 90. Eh, accontenta le signore perché hanno le varie esigenze di una macchinetta più grande per il passeggino eccetera e poi la cosa bellissima sorprendente è che la Mini è bella di qualsiasi colore quindi gli stanno bene tutti i colori, BMW ovviamente ha un Plomb diverso. È un veicolo più elegante, un veicolo più come dire, razionale, istituzionale. istituzionale. la vettura per eccellenza per la famiglia, ma allo stesso tempo per, per la mobilità di un imprenditore, insomma, di un di un professionista. Fa scena, eh, fa scena qualitativa naturalmente? È un veicolo sicuramente d'immagine, è un veicolo che eh, anche dal punto di vista della sicurezza: eh, per, noi abbiamo clienti che con il Covid eh, hanno preferito ovviamente l'utilizzo dell'auto dell perché è il mezzo più sicuro dal punto di vista dei contagi e eh, hanno la necessità di percorrere tanti chilometri in maniera sicura e confortevole. Quindi quale miglior mezzo se non abbiamo V. BMW come sicurezza per la componentistica, naturalmente anche per il post vendita. M-Car naturalmente ha un'officina in-house e naturalmente gestisce con prontezza tutti quelli che possono essere problemi relativi a qualsiasi aspetto del, del, della giornata di un automobilista che naturalmente fa diversi chilometri. Noi oggi siamo in un canale YouTube che si chiama BXB Experience. Noi raccontiamo le storie di eccellenze di aziende che fanno parte di questa community che ormai conta oltre 5.000 aziende. Quanto per te è stato eh, importante entrare in questa community e quanto, praticamente, quali sono stati i vantaggi immediati che tu hai ricevuto? Allora, uh, Bixby è un'azienda uh, un che ormai conosco da, da un po' di anni. Uh, io sono sempre stato... Affascinato dalle innovazioni, eh, quindi dato che forse se non ricordo male, forse saranno una quindicina di anni che, che faccio parte del network. dal eh, 2004, orientativamente, eh, aiutami a ricordare. Eh, sicuramente Bixby è, è stato un'innovazione da questo punto di vista. Eh, abbiamo utilizzato eh, il, il barter addirittura per la ristrutturazione di un'intera sede che è quella di Teverola, il nostro centro usato dove abbiamo l'impianto di carrozzeria, abbiamo officina meccanica eccetera, oltre alla sede principale per l'attività di noleggio a lungo termine, eh, quella sede è stata mh, completamente ristrutturata utilizzando il, il network di Bixby, eh, ovviamente con soddisfazione. Da, eh, del resto voglio dire all'interno del sistema abbiamo l'opportunità di poter uh, uh, sicuramente acquisire dei servizi, uh, ma allo stesso tempo abbiamo la possibilità e l'opportunità di poter veicolare i nostri uh, veicoli uh, in vendita, uh, in noleggio, ma anche tutto quello che può essere l'assistenza. Quindi acquisizione di nuovi mercati e possibilità di uh, calmierare le fuoriuscite di cash flow? Assolutamente sì. Uh, è, è un sistema che, uh, che va un po' a sostegno delle imprese uh, anche dal punto di vista della, uh, sicuramente del cash flow, ma uh, riesce a, metter, a mettere in contatto imprese che probabilmente non avrebbero avuto l'opportunità di conoscersi. Quindi uh, lavoriamo in maniera trasversale sia su mercati locali che uh, anche di carattere regionale o nazionale. Quindi diciamo l'esperienza Bixby è una buona esperienza. Naturalmente noi ci troviamo a Caserta, in Campania, tutti eh, M-Carra a tre sedi, a Napoli, a Dagnano e a Teverola. A, a Teverola ma anche naturalmente a San Nicola la Strada che è proprio a due passi dalla Regia di Caserta. Per chi invece non è della Regione Campania, quali sono i contatti eh, per i quali ti possono praticamente chiedere un preventivo o naturalmente conosce la gamma di servizi o di beni che tu puoi affidare sul circuito BXB Allora noi abbiamo ovviamente un sito istituzionale che è mcar.it sul, sul quale ci sono tutti i canali di contatto ci sono i numeri verdi per nel caso in cui c'è necessità di avere informazioni eccetera abbiamo i canali whatsapp eh, business quindi possiamo gestire a distanza qualsiasi tipo di trattativa Uh, del resto, voglio dire, con, con uh, l'arrivo del Covid, uh, tutte le nostre piattaforme tecnologiche hanno dovuto fare una brusca accelerazione. Come credo nella maggior parte delle imprese, e ritengo che, che abbiamo dei, come dire, delle piattaforme con dei canali di contatto estremamente fruibili. Uh, siamo mh, addestrati per uh, poter fare delle trattative anche tramite Skype con call a distanza, possiamo concludere i contratti a distanza. Però se mi permetti hai fatto un invito, un invito a scegliere un prodotto mini o BMW e iniziare una contrattazione con Gaetano tramite Skype o mezzi digitali. Gaetano, tu hai prima parlato del, dell'evoluzione eh, dei mercati e della ricerca di nuovi fornitori e partner tramite la piattaforma BXB. Per il lavoro che abbiamo fatto all'interno del Capannone, quanto è stata importante la ricerca di ogni singolo servizio e quanto è stata importante la consulenza che ti ha dato per l'agenzia di riferimento Campana? L'agenzia di riferimento, ovviamente, è stata il perno principale, la, la, il, la, il nostro, come dire, è il fulcro perché, ovviamente, eh, sulla, dalla piattaforma web noi possiamo avere una visione di quelle che sono le aziende. Però eh, ci vuole ovviamente la, il supporto e la consulenza dell'agenzia per eh, meglio eh, comprendere quali sono eh, le expertise di tutte le aziende che sono presenti sulla, sulla piattaforma. Quindi l'agenzia la, la, ha giocato un, un ruolo fondamentale. Se tu dovessi consigliare a un tuo omologo di un'altra regione o a un tuo collega imprenditore? l'iscrizione al, al circuito BXB. Quali sono i punti praticamente, di forza che gli, di cui gli parleresti? Allora, eh, sicuramente è un, è un network eh, innovativo, per quanto voglio dire ha una storia abbastanza lunga, ma eh, resta sempre sorprendente, perché quando a volte condivido queste esperienze con eh, clienti, amici, eh, mi guardano ancora un po'... Un modo, dire, un modo scettico un po' indifferenti perché eh, dicono ma questo cosa dice eh, in realtà io credo che sia uno strumento che, che funziona del resto voglio dire il baratto è, è stata la, la prima moto, moneta per di risparmio. scambio eh, che è esistita al mondo quindi eh, il ritorno alle origini come dire, ci, ci dà sempre dei buoni insegnamenti eh, L'esperienza un sicura... forte e chiaro riferimento alla storia sì sì sì, l'esperienza è sicuramente buona, io ritengo che sia consigliabile eh, utilizzare. Del resto voglio dire eh, possiamo soltanto avere delle nuove opportunità in contropartita allora, guardando in lo ripetiamo con BXB possiamo avere solo delle nuove opportunità assolutamente sì allora adesso ci spostiamo andiamo dall'altra parte praticamente del dello showroom dove praticamente Gaetano ci presenterà due modelli di auto particolarmente innovativi perché usciranno a breve a brevissimo, questo weekend perfetto eccoci qua allora volevo mostrarvi in, in anteprima eh, due nuovi gioiellini che presenteremo al pubblico ufficialmente eh, il 24 di febbraio ed è la nuova serie 2 Coupé con un veicolo sportivo molto accattivante con, con delle forme Molto monolitiche eh, vettura coupé sportiva per eccellenza e poi a seguire abbiamo la nuova serie 2 active tourer che è stata completamente eh, rinnovata stravolta con questo frontale Molto grande questo mascherone, molto grande, che richiama un po' il segmento anche della Serie 7, eh, dell'X5 eccetera. Vettura familiare soprattutto, eh, ma allo stesso tempo una vettura anche sportiva. Benissimo, da Mcar è tutto e alla prossima. Alla prossima, grazie. Grazie Gaetano. Grazie, grazie Luca.